Buonasera, vediamo oggi quindi la decima parte di questo ciclo di video, Setup e gestione del rischio. Allora, questo ciclo di video, corso di trading per, per chi parte da zero, diciamo termina con questo video. Dalla prossima settimana riprenderemo, come già abbiamo fatto in passato, una serie di approfondimenti, ok? di approfondimenti non necessariamente legati al piano base ok e poi vi darò l'elenco degli argomenti così per darvi un, una guida un punto di riferimento eh, questa sessione quindi questo ciclo di video volevo che terminasse con il setup e la gestione del rischio per quale ragione perché una delle capacità la capacità che il trader deve mettere a punto la più delicata è proprio quella della gestione del rischio perché un trader capace non è tanto capace nel gestire profitti, cioè deve esserlo anche. Ma la capacità più delicata, la più imminente che, che serve è proprio la gestione del rischio perché? Perché in tutto il processo operativo, se non gestiamo bene il rischio, non siamo in grado di accedere a profitti elevati. Questo è il discorso. Allora. Vi spiego un attimo questo per farvi capire l'importanza della gestione del rischio e poi vi spiego rispetto al piano base come andiamo a fare il setup e come andiamo a gestire il rischio. Okay? Allora, nel ciclo operativo, ve l'ho spiegato molte volte, il, la gestione del rischio viene posta direttamente dopo il setup. Quindi io vado a valutare un'opportunità. Vediamo le freccettine. Quindi valuto un contesto generale che è indicato nel piano, valuto l'opportunità. Dopo aver valutato l'opportunità faccio un setup, okay? Dopo aver fatto il setup gestisco quello che è il rischio. Dopo aver gestito il rischio posso avere un'operazione in perdita, posso avere un'operazione che genera dei profitti. Ok. Eh, Il discorso qual è? Che arrivati a questo bivio qui, se io gestisco male il rischio, accumulerò tante spese e quando arriveranno i profitti, chiaramente non saranno in grado di pareggiare le mie spese oppure se le pareggeranno, chiaramente non sarò in grado di ottenere un profitto netto. Quindi la parte gestionale che riguarda le spese è fondamentale. Metto un attimo due etichette qui, contesto strategico opportunità, giusto una versione semplificata, lo spiego. Se cercate nel blog eh, processo operativo del piano base trovate invece un video dove ho spiegato il processo operativo in modo piuttosto approfondito. Quindi contesto opportunità, setup mi serviva giusto per giungere alla gestione del rischio, gestione del rischio. <coughs> quindi un'operazione che produce spese e profitti e qui che arriva il bivio tra, la tra le spese e i profitti e non è possibile avere un piano che produce solo profitti ok? non è possibile, è assolutamente irrealistico e quindi quello che io vado a svolgere qui determina anche quanto guadagnerò è chiaro il discorso? perché? perché in un bilancio dove io guadagno, ho spiegato anche settimana scorsa, due settimane fa forse. Comunque, in un bilancio dove io vado a gestire le spese, farò in modo di averle di piccola entità. Quindi, per esempio, opero e ottengo 50 dollari di spese, ok? Opero di nuovo 50 dollari di spese e ancora meno 50 dollari. Quindi accumulo più spese. Quando guadagno, devo guadagnare di più di quanto praticamente ho speso, perché io limito le spese e non limito i profitti. E quindi, per farvi capire una cosa, i profitti devono essere tipo 500 dollari, no? Per fare un esempio come proporzione, no? 300 dollari per non fare una cosa troppo, no? 300 dollari sono in grado di pagare 150 dollari di spese e avere 150 dollari. Di profitto netto, se andate nei primi video, no, durante questi dieci video, io ho spiegato a più riprese questo argomento perché l'argomento della gestione è, il, è la chiave per guadagnare. Ok, quindi e se io svolgo bene un lavoro prima, durante la gestione delle spese, gestione del rischio, sono in grado di avere un profitto netto. Se invece non gestisco queste spese adeguatamente, queste spese invece che sono 50 dollari saranno 150 dollari. 150 dollari, ok? Oppure 250 dollari, chiaramente poi vado a prendere i miei 300 dollari, che ci faccio? Non sono stato neanche in grado di pagarmi le spese. Quindi, eh, una cosa importante che bisogna capire è che la chiave sta nella gestione. La gestione deve essere efficace, come spiega Van Antarp. Siamo in grado di definire una strategia di gestione perfetta efficacissima, mentre non saremo mai in grado di creare una strategia di trading che guadagna sempre. Ok? Perché non possiamo far leva sulle nostre capacità previsionali, ma possiamo e dobbiamo fare leva sulle nostre capacità gestionali. Ok? E ancora, si guadagna. Quindi no, poiché non possiamo puntare ad avere guadagni sempre più elevati dobbiamo puntare a massimizzare il guadagno che siamo in grado di realizzare con il rischio esposto. E che significa questo? Significa che se io ogni volta che faccio un setup rischio 100 dollari okay? il profitto potenziale da questi 100 dollari che ho rischiato sarà non so 300 dollari ma non potrà essere 3.000 dollari. Per arrivare a 3.000 dollari dovrò rischiare 1.000 dollari e allora a quel punto riuscirò a ottenere circa 3.000 dollari. No, come dire, il profitto è proporzionato al rischio, esposto, al rischio esposto e quindi non posso puntare ad avere guadagni sempre più elevati perché per, 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 per pagare le spese, perché per avere guadagni più elevati devo rischiare di più. E quando rischio di più ottengo anche delle spese che, in proporzione sono più ampie e. quindi E quindi nuovamente, da questo si capisce che la chiave è la gestione, perché io ogni volta che opero al di là del rischio che utilizzo. Se applico una gestione del rischio adeguata, mi garantirò spese di piccole entità. E questo mi garantirà un profitto. non non chissà quale cosa che mi garantisce grandi profitti, no. I profitti saranno proporzionati all'attività di trading che vado a svolgere, ma riuscirò a ottenere un profitto netto se, avendo gestito bene la parte più delicata, che è appunto la gestione del rischio, mi garantisco spese di piccole entità e quindi in questo modo riuscirò ad accedere a un profitto netto di maggiore entità, ok? Perché ogni operatività che viene svolta produce delle spese e le spese sono, pro sono prodotte in base al rischio che espongo. È chiaro che posso avere profitti più elevati, ma devo anche esporre un rischio più elevato, che si porta dietro delle spese proporzionate. Quindi, eh, questo per farvi capire che la parte di gestione del rischio è assolutamente strategica. Un trader che non sa gestire le spese. Non è un trader, è uno, uno smanettone, è uno che non sa fare, non sa portare avanti l'attività. Ok? Mentre un trader che sa gestire molto bene il rischio ha, ha svolto la maggior parte del lavoro perché poi continuando la propria attività, sicuramente svolgendo quindi in modo sistematico, applicando in modo sistematico il piano di trading, un certo numero di operazioni portano sempre a un profitto. Ok? Ecco, con questo volevo spendere due parole per farvi capire quanto è importante la gestione del rischio. Che non dovete inseguire profitti più elevati, ma dovete inseguire dei profitti che sono proporzionati al piano e dovete poi puntare a garantirvi le spese di piccole entità con l'operatività che andate a svolgere quotidianamente. Ok? Perché è questa la chiave per giungere a un risultato, per giungere a un un profitto in modo sistematico. Ok, c'era un, una domanda di Andrea che dice: Le spese corrispondono eh, al il 2% di ogni trade? Per i conti piccoli, no, assolutamente no. Io non l'ho mai detto il 2% per ogni trade. Ok, io solitamente, il, se vai a vederti i video che abbiamo fatto nel corso di, questi, di queste 10 sessioni, no, che ci sono state. Quando parlo della gestione del rischio, spiego che noi utilizziamo un tetto di spesa. Ok, quindi utilizziamo un tetto di spesa che vale, per esempio, il 5% del capitale, ipotizzando su 500 dollari. Su 500 dollari, questo tetto di spesa deve servire per un gruppo di operazioni. Ok, un gruppo di operazioni che vado a gestire un gruppo di opportunità, in modo che sono in grado di incamerare. Un certo numero di spese, e questo è spiegato anche nel piano base. Alla fine del piano base c'è il, il bilancio, no? ve l'ho fatto vedere più volte, dove praticamente accumulo, simulo no? l'accumulo di una serie di spese e poi quando arrivano i profitti siamo in grado di avere un profitto netto perché abbiamo gestito bene le spese anche se sono stati sette loss su 10 operazioni le 3 operazioni che portano profitto le 3 opportunità che portano profitto portano un profitto elevato le 7 operazioni in loss le 7 opportunità in loss invece portano una spesa di piccola entità perché l'abbiamo gestita e in questo modo si accede ad un profitto elevato quindi Andrea io non ho mai detto il 2% per ogni trade come rischio ma piuttosto un tetto di spesa perché noi ogni volta che iniziamo una nuova operatività Accumuliamo un certo, di, un certo numero di spese prima di giungere ad un profitto. Okay? Questo è sistematico. Ogni volta che applichiamo un nuovo piano, iniziamo ad accumulare spese. È, è fisiologico. Okay? Allora, prima di giungere ad un profitto, ogni piano praticamente giunge a maturazione. Io so che, per esempio, il piano base, come già vi ho spiegato durante le altre sessioni, giunge, è in grado di. Di darmi due tre operazioni su dieci che portano un profitto elevato quindi già lo so che devo gestirmi gestirmi 6 7 operazioni in loss prima di giungere ad un profitto quindi mi calcolo un tetto di spesa che è la quota di capitale che mi serve per applicare il ciclo operativo del piano e con il risultato di giungere a un profitto prima di completare prima di utilizzare tutto il tetto di spesa quindi il tetto di spesa è calcolato sulla base del funzionamento del piano. Ok? Bene, questo quindi era un'introduzione per farvi capire l'importanza della gestione del rischio per rimarcarlo ulteriormente perché già ne ho parlato durante le ultime 10 sessioni e anche a più riprese durante le sessioni precedenti che trovate tutte registrate su Forex DNA. Andiamo a vedere come si fa il setup e come si fa la gestione del rischio con il piano base. Quindi quali sono gli strumenti che utilizziamo per fare il setup e per gestire quello che viene dopo? Perché nel momento in cui noi facciamo il setup iniziano una serie di problematiche. La gestione del rischio ci consente, la strategia per la gestione del rischio, ci consente di superare le problematiche iniziali per accedere a un profitto. Ok? la parte più delicata di tutto il processo allora il nostro piano base lavora sulle congestioni giornaliere di almeno 10 barre già l'abbiamo visto che andiamo a ricercare in tutti quei contesti che presentano due barre settimanali laterali dopo lo sviluppo di una tendenza perché questo è il contesto migliore per andare a prendere questo tipo di congestioni ok? Quindi non prendiamo tutte le congestioni, ma queste qui contestualizzate in questo modo, perché tendono a reagire e a comportarsi così come nel piano è indicato. Quindi, come dire, c'è una documentazione, uno studio che è stato condotto proprio per lavorare con un approccio mirato su queste formazioni. Adesso disegno una buona una congestione per farvi capire un po' il concetto. Congestione di almeno 10 barre, quindi ne ho disegnate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barre giornaliere. Passo importante è definire un livello di confine. Ok, ve l'ho spiegato durante le sessioni precedenti: perché, perché nel momento in cui si sviluppa, si sviluppa la chiusura giornaliera oltre il livello di confine, questa chiusura costituisce la radice per lo sviluppo di una tendenza. Okay? Mentre se si sviluppa il collasso, oltre la congestione indica che non c'è liquidità a supporto e quindi non possiamo fare il setup. Nel momento in cui si verifica la chiusura giornaliera, okay? allora il giorno dopo, in presenza di prese di profitto ridotte, si svilupperà una nuova tendenza. Significa che la nuova barra dovrà essere piccolina, svilupperà una fase correttiva breve prima di sviluppare una nuova tendenza. Ok? Come andiamo a lavorare? La mattina, praticamente con il piano base, io non vi, non vi consiglio di cominciare a operare, ma vi consiglio di cominciare a osservare il mercato per vedere come effettivamente si comporta attorno a queste formazioni. Ok? Quindi è un invito a studiare, non un invito ad operare. Eh, C'è cioè, allora, cioè Norberto che fa una domanda: dice buonasera, eh, con che tempistica andrebbe contestualizzato il piano e quindi verificata la percentuale di profitto perdita mensile trimestrale? Con che tempistica? Eh, non so bene che cosa intendi, se ti riferisci all'analisi di bilancio, quindi eh, sulla base di quanto, quanta operatività andiamo a valutare un profitto o una perdita. Okay? Allora ti posso rispondere che su base mensile e trimestrale facciamo un'analisi per capire se stiamo andando bene o stiamo andando male, se la nostra gestione è efficace ha delle problematiche, okay? se il piano eh, è applicato correttamente, perché il piano è certamente efficace, bisogna vedere se poi il trader è in grado di gestirlo adeguatamente insomma, okay? o capitano dei momenti di mercato dove magari va un po' corretto. Ok, allora in quel caso ne andiamo a fare delle, delle analisi. Abbiamo i tetti di spesa che, però, ci sono utili per fermare l'operatività se abbiamo una fase negativa troppo, troppo pesante. Insomma. Ok, poi c'è Mario che dice: Scusa Stefano: che caratteristiche devono avere le due candele settimanali. Devono essere due candele due barre settimanali laterali, se sono due barre settimanali laterali sul giornalino trovi una. Congestione di almeno 10 barre giornaliere, definisci il livello di confine, oltre questo livello di confine, identificherai quella che la radice per lo sviluppo di una tendenza. Quindi una barra di trend chiusa. Oltre questo punto, se non chiude, non hai come dire il, il punto di riferimento per fare il setup. Allora, con il piano base, come andiamo a lavorare in questo, in questo caso? Andiamo a fare un setup sopra la barra sopra la barra giornaliera non attaccato al setup non attaccato alla barra ma con un margine 8-10 pip più lo spread sopra la barra in modo da poter dire al broker broker fammi entrare solo se il mercato supera il massimo della barra precedente perché quell'azione che si verificherà andrà a indicare un comportamento preciso da parte dei trader istituzionali nel momento in cui viene superato il massimo del giorno prima in presenza di un contesto di questo tipo i trader istituzionali stanno cercando liquida supporto per sviluppare la tendenza. Ok? Allora dobbiamo dire al broker fammi entrare solo se si verifica questa condizione, non troppo prima, ok? Quindi prendiamo un margine 8-10 pip più lo spread con un ordine buy stop. Questo è un esempio realzista, ordine buy stop me lo precisava Andrea hai fatto bene a ricordarmelo così l'ho detto. Ok? Bene, il time frame Alberto, Alberto mi domanda di che time frame parliamo. Ho spiegato questo contesto settimanale. Vai a vedere i video delle sessioni precedenti dove ho parlato del contesto strategico e poi del, della congestione giornaliera del 11 barre. Se vai a leggere il piano base è indicato sia il contesto sia. Il tipo di opportunità quindi time frame settimanale, time frame giornaliero. Ok, si fa il setup. Lo stop è uno stop massimo che si mette sotto la barra. Lo stop massimo, che cos'è? Lo stop massimo è una condizione estrema che noi andiamo a mettere lì per fermare le spese. Se capita qualcosa di inaspettato, quindi non è il rischio abituale, non è il rischio effettivo. Ok. E il rischio massimo se si verifica qualcosa di inaspettato, qual è il rischio effettivo allora? Il rischio effettivo è questo: è pari al 50% di questo stop. Perché noi abbiamo degli strumenti e qui entra la strategia per la gestione del rischio. Quindi, se il mercato mi torna indietro oltre il 50% della barra del setup, io applico uno stop manuale, cioè intervengo. Chiudo il setup e limito le mie spese perché il mercato quando tende a superare il 50% della barra precedente tende anche a crollare, a fare questo. Ok, o comunque tende a non sviluppare più una tendenza. Quindi, quando il mercato crolla oltre il 50%, noi blocchiamo il nostro setup e poi definire scriviamo a bilancio. Ok, meno. 50 dollari, faccio un esempio. Se il nostro stop iniziale era 100 dollari, sarà 50 dollari di stop e metto a bilancio e lascio andare così. Solitamente, se il mercato poi crolla, non rifaccio neanche il setup. Ok? Però adesso non complichiamo le cose. Le cose in presenza, quindi, prese di profitto ridotte tra una barra ed un'altra. Io farò il setup. Nel momento in cui il mercato sviluppa una tendenza sufficientemente ampia, quindi quei 50-80 pip avanti, allora io sposterò il mio stop al 50%. Ok, A quel punto questo rischio pari al 50% diventa come dire, un rischio accettabile, quindi io posso lasciare quello stop lì e, e aspettare i tempi del mercato. Il mercato potrà quindi sviluppare subito un'ampia tendenza. Sì, è possibile, ma non lo fa sempre, ok? Oppure potrà sviluppare anche un'ulteriore fase laterale di questo tipo, come che fa molte altre volte, e poi dopo qualche giorno partire. Allora io so che quel 50% se mi torna indietro non mi crea alcuna problematica. Posso mettere a bilancio un'altra spesa da 50 dollari e vado avanti con la mia operatività. Ok? Se nel caso in cui mi torno indietro altrimenti, ok, io farò questa cosa n volte, un certo numero di volte il mercato mi tornerà indietro e io registrerò a bilancio meno 50 dollari, meno 50 dollari, okay? senza crearmi nessun problema. Il mio tetto di spesa magari inizialmente sarà di, faccio un esempio, 500 dollari. Quindi ho più cartucce da sparare, ok? Ho più possibilità da sfruttare al mercato, quindi non mi devo preoccupare del singolo loss, so già che potranno verificarsi più loss nel corso della mia operatività. Tutto normale, purché gestisco questi loss in questo modo. ok? Se non gestisco, allora lì c'è un problema. Se prendo uno stop pieno, perché mi sono distratto, lo stop massimo deve essere preso molto, molto raramente. Okay? Deve essere una condizione estrema dove capita magari che il mercato si muove velocemente, io sono un momento distratto, ma deve capitare una volta ogni tanto, insomma, no? Non deve essere una condizione abituale perché il mio, il mio, il mio stop pieno è pari a tutta la posizione, quindi 100 dollari, è come se avessi sparato due cartucce nello stesso momento, ok? Volendo usare un gergo, diciamo, facilmente comprensibile. Quindi che può capitare che il mercato fa questo e crolla? Bene, in questo caso io registro a bilancio la mia perdita senza problemi, la mia spesa. A molte altre volte, invece, il mercato tenderà a sviluppare una tendenza anche dopo diversi giorni e lì poi da lì in poi entrerà quella che è la gestione dei profitti. Quindi andrò a gestire i profitti per garantirmi un profitto di medio e di lungo termine. È un argomento che per il momento non approfondiremo perché, perché questa è la parte molto delicata. Okay? Nel momento in cui sono in grado di gestire bene questa prima parte, poi gestire il profitto sul medio e sul lungo termine non è una cosa complicata, richiede soltanto un po' di preparazione per attendere i, i giusti tempi per far maturare le opportunità. Okay? Ma il lavoro delicato è questo perché se io gestisco bene questo, accederò tre volte su dieci ad Un profitto quindi meno 50 dollari. quindi l'ho provato più volte, no? Per farvi un esempio anche dove il mercato si comporta male, abbiamo difficoltà, no? Ci fatichiamo quindi sei loss e poi ci capita un'opportunità. Sul medio termine prendiamo 300 dollari, faccio un esempio, e sul lungo termine ne prendiamo 800. Ok, sto facendo un esempio così per farvi capire che quando Uh, accumuliamo una spesa la spesa è molto piccola perché l'abbiamo gestita quando invece arrivano i profitti i profitti sono ampi ampi a sufficienza per farci pagare le spese e ottenere un profitto netto ok e questa è la chiave per guadagnare la chiave che è la gestione appunto ok c'è Francesco che dice ciao Stefano grazie eh, dopo ci per vedere un caso reale sul grafico adesso i grafici non ce li ho aperti ma Abbiamo visto qualche opportunità settimana scorsa e potrebbe essere un'idea fare qualche esempio settimana prossima di opportunità reali. Okay? Eh, Andrea dice si potrebbe chiudere l'ordine parzialmente. Guarda Andrea, si possono fare molte cose, però il piano funziona bene con queste regole. No? E quindi una cosa importante è applicarlo in modo eh, sistematico perché è frutto di, di un lavoro di lungo termine che ha portato a capire che... Operando in questo modo siamo avvantaggiati un certo numero di volte. Capito? Questo è il discorso. Poi ci sono n possibilità per migliorarlo, per fare però non deve diventare un'improvvisazione che io mentre opero faccio questo, faccio quello. No, il piano porta ad un profitto se io non improvviso, se io mi applico sistematicamente quella cosa. Poi magari un... dopo un trimestre di operatività mi rendo conto di come è andata allora lì posso ragionare per apporre dei miglioramenti ma non, de non deve essere un'improvvisazione un quotidiana altrimenti accumulerò sempre solo spese senza mai giungere ad un profitto okay? l'improvvisazione che questo porta ad accumulare solo spese senza mai giungere ad un profitto eh, c'è Luca che dice buonasera Stefano ma se la tendenza si inverte No, non otterremo prima posizione short, no, no, Luca, assolutamente no. Perché se tu leggi il piano base, il piano base c'è una regola principale che noi andiamo a, a leggere l'andamento della tendenza primaria sul time frame mensile. Quindi, se abbiamo rilevato una tendenza primaria sul time frame mensile che è rialzista, operiamo soltanto rialzisti, ok? E, e perché facciamo questo? Facciamo questo perché. Miriamo a lavorare lungo lo sviluppo dei segmenti di trend che si sviluppano lungo le tendenze. Ok, te lo spiego in due parole, ma ci sarebbe molto altro da dire. Una tendenza è formata da uh, alcune fasi, i cicli. Bravo. Allora, questo qui è il, lo chiamo io segmento di trend, è una fase che ha delle caratteristiche. Questa invece è la fase correttiva, tutto quanto corrisponde a un ciclo. Ok. Allora, questa fase qui, che è la fase che sviluppa variazioni di mercato ampie, ha la caratteristica di muoversi lentamente, sviluppa una variazione di mercato più ampia e presenta una dinamica di mercato più chiara e quindi noi dobbiamo puntare a fare profitto lungo questo tipo di, di fase e questa fase, è eh, si, questa fase si verifica lungo lo sviluppo delle tendenze. È un segmento di trend che è sviluppato solitamente da eh, due o tre barre di trend, poi inizia la fase correttiva, due o tre barre di trend. Ok? Mentre la fase correttiva, la fase correttiva si muove velocemente, è una dinamica complicata e chiaramente produce variazioni di mercato strette, quindi questo ci fa guadagnare anche di meno. Quindi se tu fai quella cosa lì, che, che hai detto, cioè che. Qui lavorerò eh, rialzista, poi ti inverti. No, se ti inverti vai incontro a, a variazioni di mercato strette, a una dinamica di mercato più complicata che ti porterà ancora a spese. Okay? Non, non ha alcun senso lavorare in questo modo. Si lavora lungo la tendenza primaria. Per quale ragione? La ragione è molto semplice: perché se la, se la tendenza primaria è rialzista. Significa che la maggior parte degli istituzionali stanno lavorando gli aldisti, ok? E quindi la massa monetaria, la massa di liquidità spinge in quella direzione. È come cercare di nuotare controcorrente nell'oceano, ok? Se tu ti butti nell'oceano e nuoti controcorrente, affoghi, c'è poco da fare e non è perché l'oceano ha cospirato contro di te, ma semplicemente perché è una grande sciocchezza lavorare e eh, nuotare in controcorrente nell'oceano mentre se tu lavori, lavori eh, se tu nuoti verso la corrente nella direzione della corrente ti fai portare da quella corrente ti stanchi molto di meno non affoghi e magari ti sposti e vai da un'altra parte no? e quindi sfrutti quella variazione che ti serve nel mercato questo, questo è il in sintesi insomma il motivo che noi utilizziamo il motivo Principale che ci porta a lavorare seguendo la tendenza primaria. Okay? Se vi interessa approfondire, se vi interessa approfondire, andate a prendere un libro di eh, John Murphy, si chiama Analisi Tecnica dei Mercati Finanziari. Lo trovate su Amazon e lui spiega l'importanza della tendenza primaria e molte altre cose. È un libro veramente ricchissimo di informazioni. Ne ho parlato, abbiamo fatto anche un video qualche mese fa. Ok. Bene, questo è quello che vi volevo spiegare, l'importanza della gestione del rischio, la strategia per la gestione del rischio include quindi delle tecniche per garantirci le spese di piccole entità, applicando in modo sistematico accumuliamo spese di piccole entità e quando arriva una tendenza, quindi si sviluppa un segmento di trend, massimizziamo quel profitto sul medio e lungo termine, significa lungo lo sviluppo di una tendenza che si sviluppa appunto... Nel corso della settimana, lungo termine, invece, oltre la settimana. Va bene, ma comunque avremo modo, insomma, durante anche le prossime sessioni, di approfondire un po' anche questi temi. Bene, c'è Norberto che dice: questo specifico piano su che operazioni viene applicato maggiormente, giornaliere, settimali o lungo termine? Guarda, c'è scritto anche nel piano, l'ho appena detto. Lavoriamo questo piano, lavora sul medio e lungo termine quindi una tendenza nel corso della settimana e poi una tendenza che si sviluppa oltre la settimana. Ok, ragazzi, io vi auguro buona serata e ci vediamo settimana prossima. Ciao a tutti.